Mamma mia, quanto mi manca Chitano. Ma che è? Oh, anzi, ma trema tutto. Ma che è? Storto. Ma che è? Oh! Oh, raga, poi io ho paura. Oh! Cazzo! Ma è sempre stato lì. Oh, secondo me si può migliorare. Questa è stata concepita come candelina. Come non fumare. Qualcuno ha detto justice. No vabbè ragazzi, no va, no, no ragazzi, dai dai, basta 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 basta, non si può fa, non si può fa. Sa di tutte cose giuste sul casino per adesso comunque. Vero, vero, vero. Dove siamo qua? Ma dove siamo? Ma ci sta Matt Flea, ma ci sta Kira Boku, ma ci sta PGN. Con i poteri a me conferitomi, io posso distruggere quello che voglio. Ma ti dirò, scoprilo. Ok. La ragazza patata è casa sua? Costruita interamente da lei, guarda, da cima a fondo tutto lei ha fatto. Tanto okay. Vita di Parra dice cose strane. No, ma che hai fatto? No! Ci sono Gnox, no, no, no! No! No, cavallo, no! Dovrebbe il cavallo, no! È il cavallo della ragazza patata, no, no! Ma la ragazza patata brustolita! No! Ma no! Lasciatemi stare! Basta, non siete ufficialmente esiliati! No, no, l'esilio, no! Qualcuno mi aiuta a costruire qualcosa in questo Minecraft. A me piacerebbe un giorno che ci fosse semplicemente un partito che si occupa dell'Italia. Un partito solo che... Paguri! Tornerete a sentire il suono della chela. E noi intendiamo tutti i paguri, sia quelli di terra che di mare che di aria. Che abbiamo qui? Un incredibile ospite, benvenuto. Ho contratto il Covid-19. La chat mi sta dicendo che sono cringe. Come faccio adesso? Come farò? Come farò? Sto a flippare, Carco. È troppo bella. Ma puoi stare con le scarpe? Leva quelle cazzo di scarpe dal mio divanetto, porca puttana. Vuoi la pischelletta, capito? Col tacchino. Col tacchino. Un tacchino a guinzaglio, così. Ho usato quello. Io, frate, non ce la posso fare. Io, frate. Io non ce la posso fare, frate. Io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare, frate. Io non ce la posso fare, frate. Invece ce la fa. Però Marco così è un po'... No, è un po' poca sensibilità. Che cazzo stai a te? Mende, questo no, no. Ma chi è che mi sta... Che sta bene! Io sono del partito di Disneyland Paris. Delle razze. Delle razze. Ma regalo, paurissimo. Ma era tipo nazista o il Walt Disney. Vado, okay. Schicchero. Vai. Porco tu. Ecco, t'a posto, Simo? Okay. Ma Davide, no! No, addirittura! No, no. No, 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 no! Ah, no! Madonna mia, che volo! Buona vita e buona fortuna ai lupi! Pela. Sergio. E che l'insinuo apra gli occhi. Che i lupetti mi dicano chi vogliono uccidere. E muore la nostra Adriana. Sergio, in teoria anche tu, visto che ti considero buono, però il discorso è che non c'erano... No, aggiungo un dettaglio. Non c'erano ruoli potenziali. Fossi io il cavaliere... Usciamo fuori i cazzo di ruoli. Allora. Specie chi ha detto che è villico. In realtà, ditelo insieme. Grazie, KQ! In America, una certa... dopo lo show, vedo il bassista Limona con una, completamente nudo con gli stivali. Ma che cazzo! Te lo giuro, fratello. E regà, completamente nudo e c'aveva il... cazzo più piccolo che io abbia mai visto nella vita. Te lo giuro, raga, ma tipo una roba tipo così. Me se strappano i peli perché saranno tutti incrostati, capito? In quel periodo ero impazzito totalmente. Tutti i giorni imbriaco, capito come? Arrivo a Sanremo con 40 di febbre il giorno prima. 40, ma per l'ansia o... No, no, me la, ero, avevo fatto festa, evidentemente, okay. Qualche locale, qualcuno ha attaccato qualcosa, boom. Ho fatto scoppiare una mega rissa. Ma proprio brutta, c'è gente che si tirava i bicchieri.
perché so, ho iniziato a camminare in mezzo alla gente, tipo a razzo, cioè tipo così, e cadevano le persone, capito come? Ma che cazzo? Te giuro, GTA. Oh, questo dopo aver quasi fatto rissa col chitarrista dei Finlay, tra l'altro. Con gli stivali, con sti capelli lunghi tutti ricci, col cazzo più piccolo del mondo, regà. Diciamo, regà, ma vi ricordate sta cosa, no? Poi c'è un video incredibile che io voglio vedere qui, diretto da Pio 3D. Sappiamo che comunque Pio è un bravissimo video editor. Pio a fare il montaggio è spettacolare. Pio 3D, come posso dire? È sempre stato skillato con gli effetti speciali. Sì, quello sì. Ogni commento di questo video è quanto sei bravo a montare, perché se gli dovessero fare una critica alle battute... Cliccato sto video con la mano sinistra, ve? L'altra era occupata sul batacchio. Suits! Suits! Sozzi, mi intossicate di pippe, sozzi! Come stai, Pio? Frontei che non ci si vede, come ti trovi? Ti trovi bene? Una vera alleanza a tutto il mondo, proprio. Di tutti i poli. I robot. I robot. La soluzione sono i robot. Non all'insegna più, poi della figa, più... che mette d'accordo tutti. Perché... più figa per tu. Rilancio. Figa robot. Come l'ex machina. Fighe contenitrici di sborra. Lo possiamo rimettere da capo, almeno con va bene, siamo bene, bene, va bene, okay. Vado. Vado. No, perché voglio va, basta, non parliamo più. 100 volte. Nella vita ho imparato una cosa: se c'è qualcuno che si presenta davanti a voi con un contenitore, certo, di questo tipo, un semplice contenitore in plastica con all'interno come provocazione, si potrebbero anche mettere in clown. Rapporti terminati con Meliador. Daspo a Meliador. Come... questa notte è stato trovato esploso all'interno di un rituale il povero Kitano. Io mi ricandido perché 3 certo, su 3, fidatevi di me, retta via, anzi ve lo dico qua. Sono di nuovo villico per la terza volta e voglio essere di nuovo sindaco per la terza volta. Questo è un mero esempio per farvi comprendere che ci sono tempi di natura tecnica. Dai Marco, leva sta cosa, dai. È una roba seria, dai. Per il governo italiano è considerato illegale. Questo l'avevamo già visto, appunto. Ma come si chiama lei? Io? Sono il dottor Cunilingus. Grazie mille. Tu mi dici della figa. Ma cosa ne pensa della pratica del contribute? Ci sono tante cose secondo me più innovative, più particolari. Tipo? Ma tenendo conto della consensualità al prui o meno? Cioè. Vabbè, si può entrare anche in problemi di natura, come posso dire, giudiziaria. Lei ha avuto qualche problema di questa natura? Le dico questo, se non si trova nessuna prova... Non è Gianluca muore e vincono i lupi, signori! No, questa non l'avete vinta voi, questa l'ha persa lui! No! A me non me ne fregava un cazzo, è andata a finire con rosicato, perché a me non vabbè, lasciamo perdere. Che è un gioco, tranquillo. E veggente Livio! No, io adesso vado a dormire stasera e sono triste. No, è un bel gioco. Dopo avermi sconfitto nella battaglia, comunque io vi devo per forza di cose riaccogliere all'interno di questa grande comunità. Avete una seconda possibilità adesso. No, non di nuovo, no! No! Non di nuovo, no! Voglio solo vedere. Ah! Tutta la farma a fuoco, no, non di nuovo! È un bel gioco. Poi però realizzi che qualcuno lì fuori pagando l'ha vista nuda prima di te. Wow. Qualcuno ha visto nuda la madre di mia figlia! Non me ne frega un cazzo! Ultima storia di Dario Moccia. Giappone. Ah. Ho anticipato i tempi. I tempi della tua dipartita sicuramente dopo questa affermazione. Più di sta merda di live.
Ci siamo, ragazzi, finalmente è arrivato il momento di Ray Jackson, anche detto Mr. Dunque. Let's go! Dunque!